Stadio Olimpico di Roma, posticipo dell'undicesima giornata di Serie A Roma-Torino. Pjanic prova a liberarsi di tre marcatori, allarga sempre per Totti che va al cross basso. Ljajic sotto porta, la va a colpire con il destro, fa l'alta sulla traversa al quarto e 41. Il capitano restituisce al centro ancora per Ljajic, che può andare. Ljajic, il sinistro, respinta con i pugni di Gillet sulla fascia di destra, dove c'è Francesco Totti con il tacco all'indietro per Keita. Al limite va il Franco Maliano, ancora largo per Totti, cross al centro, rete, 1-0 per la Roma. Vasilis Torosidis addirittura sotto porta, è arrivato con il piattone e ha battuto Gillet. Minuto 7 e 20 secondi di questo primo tempo, Roma 1 Torino 0, Vasilis Torosidis. Azione identica poco fa, sempre palla a Totti sul fronte destro, cross rasoterra per la corrente Torosidis, che con un piatto forte brucia Gillet sulla propria sinistra. Gran bel tiro, imparabile. Ancora Maximovic, Keita, Farnerud al limite, Quagliarella vuole girarsi per calciare, palla sul mancino, ci riesce! Che conclusione, che parata di Morgan De Santis, che la mette in angolo. Grande intervento qui del nostro portiere Max. L'arbitro fischia in questo momento, va Pjanic con l'interno destro, traversa clamorosa. Proprio Francesco Totti al limite per Gervinho, lo scambio con Pjanic, fuori c'è Keita che carica il mancino! Rete! 2-0 per la Roma! Al 26esimo e 35, gol di Seydou Keita! E vabbè, ma se fa anche gol, ragazzi! Break della Roma con Ashley Cole che serve Gervinho, che va a puntare Maximovic, va verso il centro del campo Gervinho, Francesco Totti di prima per Ljajic, senza guardare, poi arriva Pjanic, respinta con i pugni da parte di Gillet, sembrava morta l'azione, invece l'ha riaccesa Pjanic con questa conclusione di prima intenzione. Riparte la Roma con Mapuyan Gambiwa, Pjanic, Francesco Totti nel cerchio di centrocampo, metà campo del Torino, ad a Pjanic, ancora in verticale per Ljajic, le finte di Ljajic al limite, Ljajic! Rete! Rete! 3-0, un gol meraviglioso di Adam Ljajic, una sassata alle spalle di Gillet. È un gol straordinario, uno stop pazzesco in velocità, in controtempo, la palla che gli finisce sul tacco, si gira in un fazzoletto, vede Gillet leggermente fuori da pali, la gira con una bordata dai 20-25 metri sotto gli incroci. Finisce qui, vibra il fischietto di Luca Banti di Livorno che dice basta così, tutti nel tunnel. Roma batte per 3-0 il Torino con i gol di Torosidis, Keita e Adam Ljajic.